carissimi utenti, siamo qui collegati allo stadio di Picerno. Come si può vedere dalle immagini, la Z Picerno, che sta disputando un ottimo campionato, in questo momento si sta riscaldando per effettuare la partita e vincere questa gara. Ecco, siamo qui con il presidente Venerucci. Presidente, salve, buongiorno. Grazie, buongiorno. Davvero una grande società, una società che è ben organizzata, una società giustamente che ha creato anche quest'anno un campionato di eccellenza eccezionale, ha creato un organico grazie giustamente alla collaborazione anche dei soci e soprattutto del pubblico. Vedete la tribuna come si presenta, uno scenario davvero incantevole. Ecco presidente, giustamente finora voi siete soddisfatti di questo cammino, giusto? Sì, diciamo che abbiamo iniziato sicuramente meglio rispetto all'anno scorso, ma giustamente in base alla programmazione che abbiamo fatto quest'anno abbiamo inserito altri giocatori, quindi diciamo sicuramente le prospettive sono ben diverse rispetto a quelle dell'anno scorso. Abbiamo un buon gruppo, una buona società, quindi voglio dire sì, le prospettive sono migliori. Ecco, i colori sociali della squadra, ricordiamo, sono rosso-blu, rosso-blu. E giustamente raccontiamo un po' la storia della Z Picerno, una storia calcistica non indifferente qui in Basilicata. Sì, diciamo che la Z Picerno è nata nel 1973, quindi quest'anno è un anno importante anche perché si compie il 40° anno, quindi abbiamo preparato anche diciamo un evento importante che lo faremo a dicembre, e quindi noi ci teniamo quest'anno a fare bene perché anche diciamo essendo il 40° anno vogliamo fare qualcosa di importante. Ecco, 40 anni di attività, però sono 40 anni di attività molto importanti, cioè molto intense, che hanno dato giustamente i propri frutti, vero? Sì, hanno dato i propri frutti sicuramente. Insomma, si è iniziato dalle terze categorie per arrivare alle prime promozioni, e quest'anno comunque bisogna dire che il Picerno come squadra d'eccellenza è la più longeva. Sono 12 anni che il Picerno sta in eccellenza. Esatto, 12 anni di eccellenza, sì. Presidente, giustamente questo anche al pubblico che è sempre presente sugli spalti. Sì, vero? Sì, sempre presente. Noi abbiamo il 12° in campo, che è proprio il pubblico, che ringrazio vivamente di essere sempre presenti qua al campo di Picerno e sostenere la squadra. Ecco, giustamente voi in questo momento siamo qui nel campionato 2013-2014, quali sono stati i vostri obiettivi? Ma i nostri obiettivi è sicuramente di fare un grande campionato, di mirare a qualcosa di importante e comunque rispettare comunque gli avversari, perché comunque abbiamo anche altre squadre che non sono da meno. Sarà un campionato, un bel campionato sicuramente. Ecco, giustamente lei è soddisfatto giustamente tutte le prestazioni effettuate dai suoi giocatori, insomma? Sì. Io sono molto soddisfatto dello staff tecnico, perché comunque abbiamo un'ottima organizzazione sia dal punto di vista del tecnico, molto bravo Peppo Catalano, il nostro preparatore atletico Renato Claps, ma soprattutto i ragazzi che oltre ad essere dei buoni giocatori sono degli uomini. Un gruppo di ragazzi veramente splendido. Ecco, attualmente il pubblico è soddisfatto giustamente di questo andamento? Diciamo che all'inizio noi abbiamo disputato già diverse gare, l'unica pecca è stata quella di aver perso il derby a Muro Lucano, però ci rifaremo sicuramente al ritorno. Un po' di sfortuna giustamente, creiamo tantissimo, realizziamo poco, però diciamo ci può anche stare. Con la Z Picerno ricordiamo che possiede anche un settore giovanile, settore giovanile molto ampio che offre ai giovani la possibilità di esprimere la propria attività calcistica. Sì, diciamo che noi la nostra fortuna anche per la prima squadra è che abbiamo il settore giovanile dove noi investiamo tantissimo, abbiamo 150 iscrizioni tra pulcini, esordienti, giovanissimi allievi, e quindi tutto questo poi giustamente ha i suoi frutti e molti ragazzi gli diamo praticamente l'opportunità di giocare nella prima squadra. Ecco, volevo chiedere, quest'anno mica c'è qualcuno che ha giocato già nell'attività giovanile? Sì, ne abbiamo tanti, a partire da Pinto, da Topazio, abbiamo Rossillo che è un 96 molto promettente, e insomma ne abbiamo. Quindi diciamo un'attività molto concreta. Sì, molto concreta, sì. Alla fine, cioè, serve a qualcosa. Serve a qualcosa, la finalità è proprio quella di far giocare i ragazzi anche nella prima squadra. E giustamente i giovani sono molto orgogliosi comunque alla fine. E certo, diciamo sono orgogliosissimi anche di soddisfatti, essere soddisfatti, no? Perché per loro è importante poi esordire nella prima squadra e quindi mettersi a disposizione diciamo anche degli altri giocatori che sono
diciamo un po' più importanti calcisticamente, però voglio dire è una grande gioia, anche per noi è una grande soddisfazione, vuol dire che tutto il lavoro che si fa è fatto in modo giusto. Ecco, lei Presidente, giustamente lei è in sinergia con gli altri soci della società, quindi in realtà i soci attualmente lavorano molto dal punto di vista operativo. Sì, 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 diciamo abbiamo un buon gruppo di dirigenti che ci danno una grande mano, anche ringrazio vivamente anche gli sponsor e tutti i salumifici qua del posto, le attività del posto che contribuiscono e ci danno una grande mano. E diciamo poi non so. Benissimo, ringraziamo il presidente Venetucci. Siamo qui praticamente con uno dei dirigenti della società della Zera Picerno, Vincenzo Mancino, qui nelle immagini. Allora si può dire veramente che la Zera Picerno, come ha sostenuto il presidente Venetucci, sta in realtà raggiungendo gli obiettivi prefissati nel programma societario, giusto? Tranne per un paio di occasioni in trasferta dove diciamo, abbiamo avuto delle difficoltà legate all'inserimento dei nuovi ragazzi nell'organico, diciamo che questa squadra punterà ad ottenere un ottimo risultato in questa stagione, arrivare tra le prime. Poi se diciamo, la fortuna sarà anche dalla nostra parte, probabilmente riusciremo anche ad ottenere quel primo posto che tutti ci auguriamo. Ecco, in questo momento la Zeta Picerno sta effettuando il riscaldamento insieme al suo tecnico, come si può vedere dalle immagini, un riscaldamento che è molto utile, vero? Prima giustamente di iniziare una gara, e questo già è un certo segno di positività rispetto giustamente a ciò che si fa nel calcio, vero? Sicuramente diciamo, per poter fare dell'ottimo calcio la preparazione è alla base di tutto, quindi diciamo che questa squadra, questa società quest'anno ha messo in piedi uno staff tecnico all'altezza della situazione, quindi con preparatori atletici, fisioterapisti e un tecnico di alta qualità per fare il meglio. Bene, ecco, giustamente il pubblico è soddisfatto di questo andamento del campionato da parte della squadra? Beh, diciamo che il pubblico può sicuramente essere soddisfatto delle gare interne, perché abbiamo fatto due partite con un poker. Ecco, e voi siete soddisfatti della presenza, voglio dire? Certo, siamo soddisfatti, ma questo succede ogni anno a Picerno, la squadra è sempre seguitissima. Naturalmente se i risultati saranno più che soddisfacenti, il pubblico si affezionerà di più a questa squadra e sarà sempre più presente e la inciterà a giocare sempre meglio. Ecco, mister Catalano della Zeta Picerno, qui nelle immagini c'è anche il logo. Ecco, mister, lei attualmente è soddisfatto dell'andamento della sua squadra? Diciamo che quando riguarda le partite in casa sicuramente sono soddisfatti, i nostri problemi può darsi sono fuori casa, comunque le partite sono tutte da giocare, oggi sicuramente sarà una battaglia perché Pietragallo è una squadra ben messa in campo, è una squadra che ha giocatori esperti, le partite le dobbiamo giocare tutti, se noi giochiamo con la convinzione, con la voglia, con la determinazione secondo me possiamo fare risultato comunque. Ecco, attualmente tutti i giocatori sono stati esaurienti per quanto riguarda sia le partite interne che quelle esterne, in realtà alla fine la società punta molto in alto, per cui giustamente voi in settimana quanti allenamenti fa il Picerno? Noi facciamo 4 allenamenti a settimana, ci alleniamo martedì, mercoledì e giovedì. Quando riguarda, noi vogliamo fare un campionato importante, sicuramente vogliamo fare un campionato di vertice, però il calcio Non è che uno fa una squadra forte e vince, il problema è variabile. Le partite le devi giocare tutte, sempre come dicevo prima, noi dobbiamo giocare con la voglia, con la determinazione, vediamo ci possiamo togliere grande soddisfazione. Ecco, un'altra domanda, il modulo in genere a lei lo varia o lo rimane fisso? No, di solito lo varia, dipende pure contro gli avversari, dei tipi di giocatori, contro chi giochiamo. Ci abbiamo un bel po' di moduli. E che moduli insomma esplica in genere? Di solito facciamo 3-4-1-2 oppure 3-5-2, dipende contro chi oggi giochiamo. Oggi si può sapere che modulo. Oggi facciamo 3-4-1-2. Carissimi utenti, ecco appunto il logo della polisportiva AZ Picerno. Come si può vedere dalle immagini, 40esimo sta per 40 anni di attività calcistica, ricordiamo i 12 anni di eccellenza. In più c'è la Torre Normanna, che rappresenta praticamente il paese di Picerno, e in più abbiamo il pallone che rappresenta il calcio e la corona appunto che tende a coronare quello che è il 40esimo anno di attività. Ecco, abbiamo il direttore sportivo Mitro. Ecco direttore, secondo lei oggi, al di là del risultato, abbiamo visto comunque il pubblico numeroso presente sugli spalti, c'è stato uno spettacolo in campo, questo voglio evidenziare nella sua intervista, lo spettacolo calcistico. Beh, sicuramente è stato un bello spettacolo, anche se come abbiamo visto abbiamo iniziato un po' ad handicap, i primi 10 minuti l'abbiamo regalato all'avversario,
però io sono fiducioso perché i ragazzi danno sempre il meglio di loro stessi, dovrebbero fare la stessa cosa anche fuori casa, cosa che fino ad oggi non è successo. Siamo sicuri che abbiamo un bel gruppo, ragazzi validi sia tecnicamente che dal punto di vista comportamentale. Siamo fiduciosi, oggi è stato un bello spettacolo, ringraziamo anche il pubblico che ci viene a incitare anche nonostante la sconfitta di domenica scorsa a Muro Lucano. Bene, ecco, ricordiamo i gol che sono stati anche interessanti, anche le iniziative individuali in area di rigore affermano e sostengono che in realtà la squadra è tecnicamente valida per vincere questo campionato. Beh, diciamo che la squadra è tecnicamente valida, oggi dobbiamo dare merito a un ragazzo che noi l'abbiamo fortemente voluto, oggi si è sbloccato, che è Sandrino Serritella, ha messo in rete 4 dei 5 gol, quindi vuol dire effettivamente che anche su di lui abbiamo puntato e abbiamo fatto bene. Cosa ha pensato quando il Pietragalla praticamente ha realizzato il primo gol? Ma io dico che le partite finiscono al 90esimo ed oltre e ci sono squadre che hanno recuperato anche a tempo scaduto, quindi io ci credo fortemente in questo gruppo e sono sicuro che faremo la strada veramente, sarà una strada lunga, sarà una strada comunque ovviamente con molte difficoltà, ma sono sicuro che verremo fuori alla grande. Ecco, buongiorno, siamo qui con i tifosi del Picerno a fine gara. Ecco, com'è stata questa partita per voi? Una grande gara? Una bella partita. Ecco, per lei com'è stata questa partita? Bellissima. Davvero una gara eccellente, giusto? Giusto, giusto. Uno spettacolo. Un'ottima gara. Uno spettacolo, secondo me. Alla grande, alla grande. Ecco, è stato uno spettacolo per questa gara. Grandissimi, grandissimi.